Venerdì 25 novembre, nel giorno che Confindustria ha voluto dedicare alle piccole e medie imprese, 114 studenti di istituti superiori della nostra provincia hanno potuto visitare 5 aziende: De Biasio Progetti di Belluno, Fretor di Pieve d'Alpago, Vemer di Feltre, Anticoè di Sedico e Tecnovrap di Fonzaso. Iniziativa che ha trovato un riscontro decisamente positivo in tutti gli attori. In questo nostro appuntamento vediamo di capire che cosa è accaduto in due delle aziende interessate. Che valore dà a questa vostra disponibilità l'iniziativa di far visitare ai ragazzi delle scuole le fabbriche, la realtà produttiva? Il valore è elevato, non c'è dubbio, perché la nostra azienda è fatta di uomini, non abbiamo macchine di processo, abbiamo uomini in grado di pensare, costruire, disegnare e vendere le nostre macchine. Facciamo parte di un territorio, dal territorio prendiamo le persone. Queste scuole che oggi sono venute sono le scuole che danno noi i tecnici per lavorare, i tecnici migliori, quelli che abbiamo oggi. Ci sembra anche giusto spiegare a loro, che ancora devono completare il loro percorso, che cosa un'azienda come questa da loro si aspetta. Abbiamo spiegato loro che rispetto al loro ideale, che probabilmente è disegnare le macchine o montare le macchine, ci sono anche altri lavori da fare in un'azienda come questa. E quindi non essere specializzati ma molto competenti in tanti settori. Sì, un'azienda è fatta prima di tutto di relazioni e quindi è importante per loro sapere che faranno parte di un gruppo. Non sono persone isolate all'interno di un'azienda che fa lavori diversi, ma siamo un gruppo. Come è anche importante per loro conoscere lingue, prepararsi ad andare all'estero, sapere che specialmente nella prima parte del loro lavoro in azienda, quando ancora sono giovani, sarà la loro richiesta di farsi esperienza fuori. Chi di loro avrà questa possibilità, l'azienda ritiene, crescerà molto di più di altri. Lei, vedendo questi ragazzi, vede negli occhi brillare il professionista di domani? Ma io ho conosciuto i ragazzi che qui sono entrati e assomigliano molto a loro. I ragazzi, quando arrivano e fanno un colloquio, sono un po' spaventati perché non sanno cosa sia il mondo del lavoro e dall'altra parte hanno paura di tutto ciò che non conoscono. La cosa che noi facciamo è spiegare proprio loro e aspettarci da loro una reazione da ciò che non conoscono. Sappiamo che sanno disegnare, sappiamo che sanno la meccanica e sanno montare macchine probabilmente. Non sappiamo se sapranno stare in gruppo, non sappiamo se avranno la voglia di contribuire a migliorare un'azienda, che è una cosa che non hanno mai provato. È utile anche per voi come insegnanti questa esperienza? Sì, per noi è utile, noi come istituto professionale la conosciamo già, perché da diversi anni che c'è un collegamento, diciamo, fra il mondo della scuola e il mondo dell'azienda, ma andiamo in quella che è l'ambito della terza area gestita dalla regione. Si aveva sempre un interscambio fra la scuola e le aziende, mandando i ragazzi di quarto e quinto anno a fare degli stage aziendali, 3 settimane in quarta e 3 settimane in quinta, e poi integrati anche da moduli specifici di formazione su ambiti tecnici specifici, non so, qualità, disegno CAD, CAM e cose di questo tipo. Quindi per noi, insomma, è abbastanza una consuetudine il contatto mondo della scuola e azienda, insomma. Quali sono le classi che partecipano, le ultime, le quinte? Le quarte e le quinte prevalentemente gli anni scorsi, insomma, perché era quello, diciamo, il percorso di terza area regionale che era quello che doveva un po', diciamo, collegare la scuola con la caratteristica, diciamo, di aziendale di quello che c'è sul territorio, come a livello di tipologia di fabbriche, settore produttivo, diciamo. Quindi noi ci colleghiamo con tutte le aziende del nostro settore, noi lavoriamo nel campo della meccanica. Ci sono altre esperienze previste nel corso di quest'anno di questo tipo? Nel senso di visita aziende? No, quest'anno è la prima che abbiamo fatto. Noi le facciamo normalmente, insomma, nell'ambito, diciamo, dei corsi degli anni scorsi, facciamo sempre delle visite aziendali e poi si segue i ragazzi quando vanno a fare gli stage, durante gli stage, insomma, quindi c'è abbastanza una consuetudine di contatto mondo della scuola, mondo dell'azienda. Questa è un'esperienza toccando il reale. Poi quando tornate a scuola ci sono degli approfondimenti che fate?
Sì, beh, come in questo caso, magari si parla di quello che si è visto e si commenta, non so, il discorso di novità, le cose che si è visto in un'azienda. Ogni azienda ha le proprie peculiarità, quindi si va a vedere, sì, cosa è entrato di nuovo. Insomma, io sempre, i ragazzi, quando vengono, portate la vostra esperienza a scuola per vedere la differenza fra l'approccio scolastico ai problemi e l'approccio poi che si ha realmente nell'azienda, in sostanza. Mi pare che siano interessati, non è facile che i ragazzi si interessino a cose che non li hanno mai toccati. Ma no, sono interessati, io sono sempre interessati alle cose abbastanza pratiche, però diciamo che noi per materie professionali abbiamo un gioco facile, nel senso che forse su questi ambiti loro sono più interessati rispetto ad altri, insomma. Che impressione ha avuto da questa visita? Ho avuto un'ottima impressione, ho visto macchine che non avevo mai visto e penso che sia stata un'esperienza utile, perché ho potuto vedere come gira il mondo del lavoro in questo momento di crisi mondiale. È la prima volta che fate questo tipo di esperienza? Sì, è la prima volta e è stato molto interessante. Qual è la cosa che l'ha colpita maggiormente all'entrare all'interno di uno stabilimento? Mi ha colpito molto l'organizzazione, molto meticolosa, e mi è piaciuta, insomma, questa visita. Lei si sente pronto ad affrontare il mondo del lavoro così come glielo raccontano? Penso di sì, però ho ancora bisogno di una maggior formazione scolastica. Pensa di fare l'università? Sì, credo di sì. Un indirizzo che segue quello che sta facendo, oppure nel frattempo ha maturato altre idee? No, penso di fare ingegneria meccanica, quindi sempre sul ramo che sto facendo adesso. Qual è l'impressione che ha ricavato in questa visita? Trovo che sicuramente sia molto interessante venire a vedere quello che magari un domani potremmo trovare nel mercato del lavoro. La colpisce quale settore di più di questa azienda? Credo che il settore produttivo sia quello che mi interessa di più. Cos'è che l'ha sorpresa maggiormente entrare in uno stabilimento? Direi il clima con cui siamo stati accolti dalle persone. Lei si sente pronto ad affrontare un'attività lavorativa? Ora come ora credo che non sarei in grado di fare macchinari come questi con la mia preparazione. Spero che quando verrò fuori dalla mia scuola sarò in grado di produrre anch'io queste. Trova utili queste iniziative di portare gli studenti all'interno delle imprese? Sicuro, così possiamo vedere che cosa ci aspetta dopo.